Lasciate ogni speranza voi ch'intrate. Alla vista di queste parole, scolpite sulla porta dell'inferno, Dante ha bisogno del sostegno di Virgilio per oltrepassare la soglia. E subito si immerge nell'oscura atmosfera infernale, dalla quale provengono grida spaventose. Siamo nell'oscura cavità dell'antinferno. Qui vengono puniti gli ignavi, relegati ai margini degli inferi, radunati in schiere, rincorrono insulse bandiere. La loro pena è aggravata dal morso di insetti e da fastidiosi vermi. Incontriamo per la prima volta la legge del contrapasso. Coloro che in vita non seppero decidere, dopo la morte sono costretti a seguire una vana bandiera e la loro vita inutile alimenta ora inutili insetti. Virgilio invita Dante a non perdere tempo con questi pusillanimi. Non ragioniam di loro, ma guarda e passa. Il disprezzo del poeta per i vili nasce dal suo appassionato impegno etico e politico che lo porta a inventare un'apposita area dell'oltretomba non prevista dalla tradizione. Persino la dannazione nell'inferno è più onorevole della sorte di queste anime, colpevoli di non aver assunto le proprie responsabilità, come Papa Celestino V che con la sua vile abdicazione spianò la strada al corrotto Bonifacio VIII. I due poeti scorgono quindi della gente radunata nei pressi di un fiume. Sono le anime dannate, in attesa di Caronte, il traghettatore dell'Acheronte, che sopraggiunge a bordo della sua barca. Caronte si accorge che Dante è un uomo vivo e gli nega il passaggio, ma Virgilio si appella alla volontà divina. Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole e più non dimandare. La scena è impressionante. Carondimonio minaccia e raduna gli spiriti con occhi fiammeggianti e li batte col remo. Virgilio spiega che qui convergono da ogni paese coloro che muoiono nell'ira di Dio. Il rifiuto di Caronte è un buon segno. Significa infatti che Dante non è destinato alla dannazione eterna, ma a salire sulla più leggera barca che conduce le anime alla montagna del Purgatorio. Provato dall'emozione, il poeta viene sopraffatto dallo spavento per tre impressionanti fenomeni infernali, un terremoto, un vento improvviso, un lampo di luce vermiglia, e caddi come l'uomo cui sonno piglia.